Nei giorni scorsi un'amica mi faceva una confidenza eh, che mi ha lasciato un po' sconvolto. Eh, mi diceva mia figlia compie tra pochi giorni 15 anni e nei giorni scorsi mi ha detto mamma mi faresti un regalo, un regalo importante. E io ho detto sì, ti ascolterò. Dice, ne ho parlato con mio marito e credevamo tutti che la figlia ci chiedesse il motorino. E con qualche apprensione, dice, pensavamo già cosa risponderle, ma non era il motorino che le interessava. Allora, in seconda battuta le ho chiesto: ma è qualche vestito importante, qualche prezioso oggetto prezioso, qualche monile, qualcosa che ti interessa? No, no, mamma, tutto molto meno dispendioso. Insomma, stringe alle corde questa figlia che aveva un po' di riluttanza a confidarsi con la mamma, finché questa dice: Mamma, io ti chiedo come regalo per il mio compleanno, guardate che quello che vi sto raccontando è un fatto di verità. Ti chiedo di regalarmi per il mio compleanno alcune bottiglie di vodka. Siccome io sono minorenne e al supermercato non me le danno, vorrei che fossi tu a comprarmele e questo è il regalo che io voglio. La mamma allibita anche perché episodi recenti che abbiamo sentito ci raccontano di ragazzine, 13-14 anni, finite in coma etilico, altre che ubriache marce, come si diceva una volta con un'espressione un po' impropria e colorita, sono cadute una volta che erano ubriache facendosi del male, poi sono state ricoverate in ospedale per presunte emorragie che in realtà erano botte che avevano preso cadendo in stato di ebbrezza. Il dato ci deve far pensare. Perché non solo oggi bevono i ragazzi, bevono anche le ragazze, ma ragazzi e ragazze insieme, adolescenti, bevono sempre di più. Questo è un dato incontrovertibile. Pensate che i centri di disintossicazione da tutte le forme di dipendenza, e io sto parlando anche di Verona, ci segnalano casi di disintossicazione dall'alcol a partire dai 9 anni di età, mentre la media per le prime disintossicazioni da droghe comincia a 11 anni, così come a 11 anni comincia la cura delle dipendenze da computer. Noi ci troviamo davanti a una generazione dove già a 9-10 anni sono diventati schiavi di qualche forma di dipendenza. Se ci domandassimo, ma perché delle ragazzine, ma perché dei ragazzini di 14-15 anni sentono il bisogno di ubriacarsi? I sociologi dicono eh, che eh, il fenomeno è essenzialmente un fenomeno di dipendenza gregaria, cioè... I ragazzi oggi tendono a fare quello che qualche leader di gruppo propone con il proprio comportamento. Mi spiego meglio. C'è il cantante rapper che fa delle trasgressioni, che nelle sue canzoni predica questo tipo di trasgressione. Sto pensando uno di cui non cito il nome, ma che nelle sue canzoni dice: Ragazze vi riempirò di, di vodka e poi farò del vostro corpo il mio biliardo. Sì, in alcune canzoni dicono queste cose. Ebbene poi, allora, per spirito di emulazione eh, si tende poi a ripetere quello che il leader ha proposto. Quindi potremmo dire che abbiamo delle generazioni molto giovani che mancano, come è giusto che sia per certi aspetti, ma anche perché sono sprovvedute, mancano di qualsiasi discernimento critico razionale di fronte ad alcune proposte che sono effettivamente un grande danno per la loro vita. Quindi generazioni che non sono in grado di discernere e che non sono in grado di prendere le distanze da quello spirito gregario di qualcuno che propone e le trascina sulla scia. Quindi il gregarismo però gli studiosi più, eh, più attenti del fenomeno ci dicono che dietro l'alcolismo degli adolescenti si nasconde in realtà eh, un vuoto, un vuoto d'anima, quello che viene chiamato con una parola importante il nichilismo, dal latino nihil, nulla, il nulla valoriale di cui sono portatori e lo sto dicendo senza eh, lasciarmi prendere da considerazioni moralistiche di giudizio. I giovani sono cari, sono buoni, nascono bravi come sempre, poi è un mondo di adulti quello che lo finisce per condizionarli e per portarli su strade eh, che non dovrebbero essere le strade da proporre ad un ragazzo. Ma dicevo che un fenomeno forse più importante ancora è quello del nichilismo, cioè del vuoto. Se noi, ci Se noi chiedessimo a un adolescente di oggi, 14-15 anni, quali sono gli ideali ai quali tu stai puntando? Dove vuoi portare la tua vita? Ma io dico fatelo a casa questo esperimento, esperimento. Se avete dei ragazzi di 14, 13, 14, 15 anni, domandate una volta: mettete giù i telefoni a casa e per un momento a, a pranzo, con un accordo di, di gruppo, mettete tutti in parte, dal papà, la mamma, i figli, il telefono eh, senza suoneria da una parte. E cominciate a fare queste domande, ma fatele voi come adulti a voi stessi e poi fatele ai vostri ragazzi. Quali sono gli ideali per cui tu ti vuoi battere? Perché è chiaro che se tu hai un ideale, se tu hai un, un, un progetto davanti, se io nella vita voglio diventare eh, medico o voglio diventare... So che devo studiare oggi, do un contenuto al presente. È la mancanza di prospettiva che svuota di contenuti il presente. Quindi il problema del nichilismo è quello di dire che ci sono dei ragazzi che vivono alla giornata che non hanno una progettualità di vita, ma neanche indotta, neanche indotta dai genitori, dalla chiesa, da nessuno. Cioè c'è un vivere alla giornata, un carpe diem per cui oggi vivo ma non penso a quello che sarà il domani. E qua allora emerge la terza caratteristica che c'è dietro il fenomeno dell'alcolismo dei ragazzi ed è il fatto che i ragazzi sono essenzialmente dei consumatori. Noi abbiamo creato dei consumatori. Eh, per la prima volta nella storia, io credo che per la prima volta nella storia dell'umanità, le nuove generazioni hanno rinunciato a progettare perché il mondo degli adulti ne ha fatto dei grandi consumatori. A questo punto ci domandiamo, ma eh, qual è la via di uscita a, a questo problema? Da come possiamo ovviare? Eh, io credo intanto che ci debba essere da parte degli adulti una presa di coscienza che i giovani vanno aiutati a riflettere, vanno aiutati eh, a pensare e a responsabilizzarsi. Cominciando a ragionare nelle nostre famiglie, sono partito dicendo che oggi l'alcolismo, le droghe, le dipendenze cominciano a 11 anni. Questo vuol dire che le famiglie dovrebbero, nell'età delle elementari, dovrebbero con tutti gli accorgimenti possibili, spiegare ai ragazzi che tutto quello che loro assorbono va a influire sulla corteccia cerebrale del loro cervello che è in evoluzione fino ai 21 anni. Questo le famiglie lo devono sapere. Il cervello di un giovane, di un ragazzo, è in fase di metamorfosi continua, quindi di evoluzione fino a 21 anni circa. Tutto quello che noi mettiamo nel nostro organismo Può essere una sostanza velenosa, ma anche sapete, il semplice caffè, anche quelle cose che noi riteniamo, perché quante volte i bambini si dice un goccetto di caffè, un goccetto di vino, un goccetto di qua, un goccetto di là. E poi quel nostro esempio, perché ormai c'è un mondo degli adulti che prende le pasticche per tutto, per dormire, per avere tono, per far su, per fare sesso, per far questo. Insomma, si va avanti di pasticche lasciando nelle nuove generazioni che in fondo non è l'intelligenza, non è la responsabilità, non è la libertà quelle che pilotano l'uomo, ma sono le pasticche che noi prendiamo. Allora dicevo, il mondo degli adulti deve insegnare a queste generazioni che l'alcol va a danneggiare la corteccia cerebrale, le parti del cervello in evoluzione, che le droghe, che il fumo, che tutto quello che noi mettiamo dentro va a compromettere, ma senza farne necessariamente degli ebiti, quelli che prendono le pasticche di droga e poi si trovano ad essere così smarriti per tutto il resto della loro vita in qualche condizione psichiatrica. Tutte le sostanze che un ragazzo prende vanno a in interferire sul piano emotivo, sul piano della volontà, sul piano della responsabilità, perché sono tossine che vanno a, in, a impiantarsi nella corteccia cerebrale. Questo lo dobbiamo, con, senza creare inutili allarmismi, lo dobbiamo spiegare finché i ragazzi sono ancora piccoli, quando ancora ascoltano, nell'età degli elementari, lì possiamo dare un grande imprinting. E poi io direi Cerchiamo di responsabilizzare questi adolescenti, chiedendo loro anche qualche gesto di responsabilità, qualche gesto di solidarietà. Eh, leggevo un articolo interessantissimo di Galimberti, filosofo, antropologo, psico, psico, psicoterapeuta, il quale diceva: Io auspico un paese dove a 18 anni tutti i ragazzi sono chiamati a fare 12 mesi di servizio civile a mille chilometri dalle loro famiglie. Questo diceva per rompere il cordone ombelicale quel partito un po' delle mamme protettive che, non solo nella casa, ma anche nella scuola, nello sport, nella società e si dice mamme per dire simbolicamente la famiglia, tengono sotto la campana di vetro, eh, apparentemente per un motivo di grande amore, in realtà tarpando qualche volta le ali ai loro figli e impedendo loro di diventare grandi.